Io vi ringrazio molto perché siamo entrati decisamente nel vivo della nostra, del nostro dibattito. Di solito quando vado al Festival di giornalismo di Perugia vado a vedere quello che succede in Olanda, in Germania, oppure cosa sta facendo il Guardian o cose di questo genere. Tutte cose che sono molto utili, o magari cosa succede all'Atlantico, cose del genere. Ecco, però rendetevi conto che io non conoscevo questa realtà fino a 10 minuti fa, d'accordo? Allora, stiamo parlando di un ufficio comunicazione di una sede provinciale di Confindustria, d'accordo? E rendetevi conto anche degli spunti che ci può dare questa esperienza. Per esempio, le imprese si rendono, io davo per scontato che si rendessero conto di comunicare, perché io di solito ho a che fare con imprese energetiche oppure dell'economia circolare, diciamo, di un taglio un pochino elevato. Io, per esempio, ho fatto diversi servizi per una cartiera del Triveneto che si chiama Favini, che è molto avanzata dal punto di vista dell'economia circolare, e loro si vanno a scegliere il fotografo a Londra, per esempio, per avere il massimo dell'eccellenza comunicativa, d'accordo? Però il tessuto di piccole e medie imprese e il tipo di servizi che offrono loro, d'accordo, è straordinario. E rendetevi conto anche di questa cosa: connettere gli industriali con un'informazione, l'uno con l'altro. D'accordo? E loro hanno detto: è seguito non fa tantissimi numeri, ma qual è il valore di una connessione tra un'impresa e un'altra? Cioè di un prodotto che migra da un'impresa a un'altra ed entra in due processi produttivi. Capite quindi che il lavoro che fanno loro, magari a livello numerico, misurato con i Google Analytics o cose di questo tipo, non potrebbe dire, vabbè, non lavorano un granché, però in realtà un'informazione che diventa un processo produttivo, che diventa un prodotto che fa fatturato e aumenta il fatturato di due imprese, ha un valore estremamente elevato. Ha un valore estremamente elevato sia per le imprese, sia per il territorio, sia per il tessuto sociale. Ed è questo sostanzialmente il paradigma che noi dobbiamo andare ad affrontare. Cioè renderci conto che potremmo essere chiamati in un futuro a fare il loro lavoro, che non è assolutamente di serie B rispetto al lavoro che fanno i colleghi nelle redazioni più blasonate, perché comunque produce reddito, produce occupazione, produce benessere sul territorio, d'accordo? E queste sono le cose, le suggestioni, secondo me, che la nostra categoria deve imparare a cogliere. Adesso, diciamo, poi facciamo un altro giro di tavolo. Passo la parola alla collega Cristina Corazza, che è direttore della comunicazione di Enea, perché è stato accennato prima nell'intervento precedente il link con i laboratori di ricerca. Allora, io sono anni che noto che c'è un problema in Italia di raccordare le informazioni tra le piccole e medie imprese che non hanno la potenzialità di fare ricerca in maniera autonoma, perché voglio dire, una piccola e media impresa che magari fa cose di un'eccellenza incredibile e che le ha sempre fatte, non ha i soldi del centro ricerche Fiat. FCA ora, d'accordo? Avrebbe bisogno dei laboratori che fanno ricerche di questo tipo. Vi faccio un piccolo esempio. Alcuni anni fa, quando mi occupavo di Rai Educational di Scienza, incrociai un'esperienza incredibile. Il laboratorio di nanotecnologia del CNR, mi sembra, di Lecce stava chiudendo e fu salvato dal figlio del direttore, perché il figlio del direttore, che non si occupava di scienze, però si occupava di marketing, si fece spiegare dal padre, perché vedeva il padre depresso, che cosa faceva questo istituto di nanotecnologia. All'epoca, parliamo del 2005, oltre 10 anni fa, si occupava di sensori di DNA, d'accordo? Il figlio ebbe l'idea di far sviluppare a questo laboratorio un sensore DNA tarato sulla qualità delle olive,
Per quale motivo? Perché gli olifici pugliesi, quando hanno scarsità di olive, le importano, e sulle olive vi danno un sacco di fregature, cioè i greci e i turchi tentano di vendervi le olive che comprano a un decimo del prezzo in Marocco, spacciandovele per olive turche o greche, d'accordo? Allora, sviluppato questo sensore di DNA con gli olifici pugliesi, d'accordo, in pool con tutti gli olifici pugliesi, che cosa è successo? È successo che gli olifici pugliesi hanno avuto un aggeggino con un microchip dove prendevano le olive dai container o dalle navi, le mettevano sopra e dice: no caro mio, questa te la riporti indietro perché questa è un'oliva marocchina, d'accordo? Risultato: hanno diminuito le frodi, aumentato la qualità della produzione degli olifici pugliesi, è stato salvato un laboratorio, d'accordo? Mettendo in connessione queste cose. Quante sono le PMI che avrebbero bisogno di ricerca e che hanno difficoltà non ad avere questa ricerca, ma a conoscerlo, d'accordo? Io anni fa ho intervistato un signore che è leader mondiale dei motori per le tapparelle, d'accordo? Aveva capito che cos'era la domotica. E che cosa fece? Fece un sistema che alzava e abbassava le tapparelle nelle villette dipendentemente dalla temperatura, eccetera, eccetera, compagnia cantante. E mi disse che il sistema informatico l'aveva fatto fare in Israele. E io gli dissi: ma come mai si è scelta una software house in Israele? Ho detto alla mia segretaria di andare su Google e ho trovato la software house in Israele, questi bravi qui. Ma non poteva sentire la normale di Pisa, che ha una facoltà di informatica notevole, fa: ah, perché a Pisa c'è un'università? Però voglio dire, questo era uno che per tutta la sua vita, per 60 anni, ha fatto motori elettrici, signori miei. D'accordo? Gli industriali non sono tenuti ad avere il massimo di informazioni, specialmente poi quando esulano dalle loro competenze specifiche. Non si era mai occupato prima di digitale, di reti digitali, d'accordo? Ecco, voi come Enea, invece, questo problema ve lo siete posti. Che cosa state facendo? Prego. Ma intanto grazie, buonasera. Io sono una vecchia collega, perché ho iniziato a fare questo lavoro nell'85, prima come pubblicista, poi come professionista, 20 anni da agenzia di stampa, poi 7 all'Autorità per l'Energia e adesso 3 in Enea. E devo dire, è bello perché sono sempre, cioè, lavorare per un'istituzione è bello perché come il giornalista cerca in qualche modo, no, di fare un servizio al pubblico, quando sei in un'istituzione e fai comunicazione cerchi di fare un servizio al pubblico. E quindi la grande fortuna è che nel settore della ricerca è uno dei, mentre occuparsi di energie e di bollette è facile, andare sui giornali e comunicare, occuparsi di ricerca e riuscire a fare il proprio lavoro, a fare notizie occupandosi di ricerca, diciamo che è una cosa molto interessante, soprattutto se tu devi fare comunicazione non tanto per andare sui giornali, ma per arrivare a fare quello che fanno loro, ovvero sia arrivare alle piccole e medie imprese, alle amministrazioni pubbliche, ai cittadini che possono aver bisogno dei risultati della tua ricerca. L'Enea è nata tanti anni fa, se Sergio mi concede 3 secondi vi faccio vedere che cosa facciamo, perché è, non per me ma per le persone che ci lavorano e forse anche per il vostro lavoro può essere interessante capire cosa facciamo. Cioè, è nata tanti anni fa perché dall'idea che le piccole e medie imprese, le pubbliche amministrazioni non si potevano pagare l'innovazione tecnologica, il miglioramento dei processi, analisi, studi e via di seguito. Noi nel settore oleario non facciamo solo la tracciabilità, ma per esempio abbiamo trovato una tecnica per la quale quella schifezza che viene fuori dopo i frantoi viene riutilizzata e se ne fanno creme e altri tipi di prodotti. È addirittura nata una spin-off nel Lazio che lavora molto bene e dà lavoro a persone. Quindi la ricerca può fare delle cose estremamente interessanti. L'Enea appunto era nata per fare ricerca al posto di chi non se la può pagare. Qual è il grosso problema? È di arrivare alle piccole e medie imprese e dirgli: ma guarda,
che forse io ho qualche cosa che a te può essere utile, perché non ci mettiamo insieme a lavorare e vediamo che cosa ne può uscire fuori? O ancora meglio, guarda che c'è un grosso progetto europeo che se vinciamo assieme il bando ci può portare cose positive, innovazione, positività ricadute sul territorio. Quindi, ma come si arriva alla piccola e media impresa? È una cosa estremamente difficile, perché se io vi dicessi adesso, io mo l'ho sparato lì, cos'è l'Enea, però temo che se vi avessi chiesto senza che cosa, se voi sapete che cos'è l'Enea e che cosa fa, temo che non si sarebbero alzate molte mani. E questo, diciamo, che per me, che sono responsabile della comunicazione dell'Enea, cioè non ve l'ho chiesto perché sennò è una frustrazione. Forse però avete visto in televisione il nostro disco solare, piuttosto che il nostro super laboratorio sulla fusione, le nostre macchine per trovare le truffe alimentari, curare i tumori per la protonterapia avanzata. Questo spero che sia riuscito ad arrivare. Allora, molto rapidamente, noi al volo che cosa facciamo? Ecco, siamo in tutta Italia, siamo 2500, da quest'anno riprendiamo a assumere, nei prossimi 3 anni prenderemo 600 persone, e questo credo che sia una cosa... Beh, siamo riusciti ad andare persino a 1 mattina a dirlo, e a chi ci accusava che lo facessimo per vantarci abbiamo detto: scusami, ma se noi facciamo dei concorsi pubblici lo vogliamo dire al maggior numero di persone possibile o lo dobbiamo mettere nascosto su opportunità sul nostro sito? No, lo andiamo a dire a 1 mattina, il più possibile, no? Stanno partendo i concorsi in queste ore, quindi questa è una grande soddisfazione. Abbiamo avuto 10 anni di commissariamento, adesso abbiamo finito. Questo signore, che forse a voi vi dice qualche cosa, è venuto 2 anni fa nei nostri laboratori e noi abbiamo un accordo di ricerca con la sua fondazione per lavorare in alcuni settori della ricerca energetica estremamente interessanti. Cosa facciamo? Facciamo tante fonti rinnovabili, tantissimo, e anche noi adesso abbiamo un cluster, questa parola misteriosa, con l'ENI, l'Enel, Terna, per lavorare sulla mobilità sostenibile e le reti, quindi anche cose che poi impattano sulla nostra vita, faccio per dire. La chimica verde è una bella espressione per dire biocarburanti, biomasse, i famosi sacchetti tanto contestati dai supermercati. Questa è l'Expo, eravamo all'Expo con la Serra Verticale, ed è una cosa, insomma, affascinante, interessante. Abbiamo i laboratori cucina, se qualcuno fosse interessato a vedere, dove lavoriamo per la sicurezza alimentare, cioè per stabilire misure e metodologie valide in tutta Italia per tutelare i consumatori e la qualità dei cibi. Le basi dei bronzi di Riace sono nostre, sono basi antisismiche nate, pensate, questa è la curiosità giornalistica, l'Enea è nata per fare ricerca sul nucleare negli anni 60. Quindi erano quelli, fra virgolette, cattivi che cercavano di fare centrali e tecnologie nucleari in Italia. Quelle tecnologie adesso sono utilizzate per, appunto, protonterapia, basamenti antisismici, sensori antiterremoto, laser per studiare i dipinti. Insomma, c'è un'evoluzione molto interessante. Facciamo l'Agenzia Nazionale dell'Efficienza Energetica, quindi quando voi... fate gli interventi ai serramenti, eccetera, dovete mandare a noi la documentazione, e queste sono un po' di cose, insomma, di cose che facciamo. Ieri abbiamo chiuso un grande bando per il quale sono in corsa 9 regioni italiane per un investimento da 500 milioni sulla fusione nucleare. Significa che cosa? Che siamo riusciti a portare in Italia un laboratorio immenso che dovrà essere fatto nei prossimi 10 anni per sperimentare l'energia da fusione. Detto finito lo spot, perché ringrazio comunque, scusate, ma fa parte della comunicazione, magari qualcosa di utile per il vostro lavoro lo trovate già, come comunicare quando la gente non sa che cos'è l'Enea e quando mandare la ricerca sui giornali, e come soprattutto far arrivare l'informazione a chi ne ha bisogno. Noi su questo ci siamo buttati a 360 gradi, abbiamo chiesto proprio aiuto ai colleghi giornalisti
concorsi di formazione per l'ordine, eccetera, per far conoscere l'istituzione e posizionarla come un'istituzione neutra, autorevole, la seconda per dimensioni in Italia, un'istituzione di eccellenza. E poi ci siamo scatenati, usando dai social al crowdfunding per fare notizia, a eventi, cioè veramente abbiamo la partecipazione all'Expo per noi è stata un modo di fare notizia. Abbiamo iniziato a battere a tappeto i nostri laboratori, chiedendo ai colleghi ricercatori di segnalarci qualsiasi cosa loro facessero che poteva essere interessante. Quindi sia in un'ottica di valorizzare il ricercatore che fa un lavoro, cioè comincia alle 8:15 del mattino, perché quella è l'ora della ricerca, contrario che nelle redazioni. Si comincia alle 8:15 e si finisce verso le 4:00, 4:30, ma poi in realtà è un lavoro che non finisce mai. E quindi abbiamo creato una newsletter interna, una newsletter esterna, un sito, una pagina Facebook, una comunità interna, insomma, diciamo tutta una serie di... Non ci facciamo mancare assolutamente niente. Adesso partiamo la settimana prossima, siamo molto contenti con una campagna istituzionale con la Presidenza del Consiglio sul nuovo bonus condomini. E quindi, però mi piacerebbe molto, se poi Sergio ce lo fa fare, anche di avere un riscontro poi, no, da voi che state in prima linea, cioè su che cosa potremmo fare meglio. Abbiamo fatto uno o due eventi, per esempio sul terremoto, sulla comunicazione. Coinvolgiamo molti colleghi giornalisti, cioè i nostri eventi di formazione sono 4 esperti Enea, 15 giornalisti. E infatti Sergio, diciamo, è entrato nel nostro gruppo così. Perché? Proprio perché comunicare temi difficili come scienza e ricerca devi avere un forte, devi lavorare fianco a fianco con chi fa informazione. La sfida delle imprese è più difficile, molto più difficile arrivare alle piccole e medie imprese. Abbiamo fatto dei roadshow sul territorio, su questo. Adesso stiamo cercando di far nascere una nuova piattaforma, ma insomma diciamo che non è per niente facile. Cerchiamo anche di andare a casa dei singoli e molto ci aiutano però i colleghi degli uffici stampa. Per esempio la settimana scorsa abbiamo fatto una cosa con Barilla, in cui abbiamo messo i nostri laboratori in contatto con i loro grazie agli uffici stampa poi, perché è un modo molto più facile, dove ormai peraltro, e qua concludo, noi giornalisti siamo, cioè ormai è difficile trovare un ufficio stampa in cui non hai un collega giornalista professionista che ha combattuto magari in prima linea e quindi conosce anche le esigenze, le necessità. Mai giornalista amico, però amicizia, lealtà, sì, quella sempre per me, per tutti noi, noi siamo un piccolo gruppo molto coeso, ci crediamo molto. Chiudo dicendo che noi non abbiamo un webmaster, ma lavoriamo un pochino tutti alternandoci, perché ci siamo detti che in fondo era, visto che la rete è fintamente democratica, noi non abbiamo una gerarchia su chi lavora, eccetera. Basta che però si informi tutto il gruppo su cosa si sta facendo per evitare doppioni o cose di questo genere. Grazie mille per adesso. Ecco, mi sentite? Sì.